Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her is dead, but now she has a chance again. So dance, baby, dance again. Take my hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance again. Let's just dance, baby, dance again. Eccoci qui ragazzi, benvenuti. Stasera si torna a farmare su Meti. Allora, Andurian non mi ha ancora risposto, quindi vabbò. Massi, eccoti qua. Tutto a posto, come va caro? Sì, andiamo. Allora, vediamo un po'. Attiviamo tutto. E si farma. Stasera si farma, ragazzi. Sempre il solito. Metin. Purtroppo sono a corto di soldi. Sono troppo a corto di soldi, Maxi. Purtroppo, questa è la vita di Nabbi, ragazzi. Questa è la vita di Nabbi, si va in giro sulla Farmetin. Manca il guanto. Intanto si scheggia. Ah, mi ha risposto. Esatto, Maxi. Tutti abbiamo bisogno di soldi. Allora, pozza di violina, ok, scheggiolina, campagnolina, pietrolina, un po' di tutto abbiamo, guarda quanta roba, Però niente di utile, anellino niente, perfetto. Devo andare tra un po', ci vediamo tra un po', ok, vado, tranquillo. Aspetta, era di là l'entrata, credo. Tranquillo, Maxi. Tanto io non scappo, sono sempre qua, Tanto fino a mezzanotte e mezza ci sono, senza problemi. Poi vado a dormire anch'io, perché domani mattina alle 7 sono sempre comunque in piedi, quindi... Cioè, voglio... Avendo la live su... Raid alle 8, cioè almeno le 7 mi voglio svegliare. Ma vabbè che siano 8, 8 un quarto, 8 e 20 comunque che la starto, però. È comunque sempre la mattina. Molto presto. Giusto, Silver? Giusto. Ma stai facendo live anche al mattino?
Sì, eh. Sto facendo live al mattino su Raid. Conosci Raid, vero? Sì. Cioè, lo conosco perché l'ho visto da te. Ecco, visto. Stamattina su Raid ho avuto parecchi spettatori, eh. Sì. Sono arrivato un picco di 13. Un picco di 13, ma fissi, eh. Non è tantissimo, ok, però comunque, cioè, no, picco di 13, avere uno, due, tre spettatori massimo ad avere a 13 è già qualcosa. Male. È già qualcosa. Aspetta. Ah, ok, mi è andato offline, vabbè. Ma andiamo, cosa ci droppiamo? Un'altra evasione. Cioè, ci sta prendendo. Oh, mantengo il coraggio, questo mi va da Dio. Ok, battaglia. Quanti del ladro lasciamo stare, perché tanto no, anche fin troppi. Via. Facciamoci il girettino qui, poi andiamo dall'altra parte. Anche a 10 a 2 stiamo vincendo contro questi, sono... Sì? Bronzo questi sono, ragazzi, mamma mia. Ma cosa, ma cosa? A Rocket League. Stai giocando a Rocket? Sì. Ma quasi quasi un giorno di questi magari lo riprovo, eh. Però guarda, lasciamo perdere probabilmente. Ma ci vogliono mesi e mesi di allenamento. Di allenamento, solo che io sono 3 anni che ci gioco, ma. Ma 3 anni che ci giochi, ma a che rank sei adesso? Adesso non gioco male competitivo, comunque dovrei essere un champion solitamente. E champion cos'è? Il massimo? No. C'è praticamente bronzo, e argento, oro, platino, diamante, e poi c'è champion, grand champion e supersonic grand champion. La maronna. Sì. Non potevo metterne un'altra in più, no? No. No, hanno preferito. Considera che per ogni categoria ci sono 3 livelli, bronzo 1, bronzo 2, bronzo 3. Poi sali argento 1, argento 2, argento 3. Mamma mia. Cioè, ogni categoria di rank ci stai a tirartela su. È lunga allora. Sì. Ma io solitamente sono champion 1. Però è già comunque un bel punteggio, è un bel risultato. Anche dopo 4 anni, porca puttana. Pensa che c'ho ancora salvate le clip di quando mi sono fatto le prime partite. Ma davvero? Sì, mi sono rimaste le clip salvate, cioè il replay salvato di qualche partita che ho fatto agli inizi, proprio inizi. Mamma mia, buono, eh. Facevo impressione. Neanche la palla sapevo prendere. Mamma mia, perché io sono senza mani comunque, eh. Come me, sono senza mani praticamente. Dovessi venire su Rocket, se tocco la palla una volta in una partita, tanto. Vabbè, è normale, cioè, non ti puoi aspettare, ovviamente devi imparare, cioè. Sì, beh, ma sai cos'è? Mi muovo troppo, secondo me, mi salto troppo con la macchina e non riesco a direzionarla. Ma lì devi farti mesi e mesi di allenamento. Sì. Vabbè, cioè, non è che mi cambi la vita se imparo o no, eh? Cioè, no, è per divertimento, io lo faccio, sì, perché beh, mi diverto. certo, no, però io dico, la sera, in caso lascio perdere Rocket e mi dedico ad altro, mi dedico ai Pokémon, che forse quelli riesco a usarli. Beh, giustamente, giochi a quello che ti piace, fai bene, cioè. Rocket è il mio grande passatempo, cioè io mi diverto, ci giocherei ore. Vabbè. Ci giocheresti più di Euro Truck? Sì, gioco molto di più di Euro Truck. Minimo mi faccio 1-2 ore al giorno. Su Rocket League, su Euro Truck. Se non fosse per la live,
L'avresti già abbandonato, diciamo. No, abbandonato no, ci avrei giocato molto, ma molto. Ti avresti fatto un viaggio due massimo e via. Sì, perché poi da solo mi sarei anche un po' annoiato, capito? Ma tu stai aprendo il convogli agli spettatori, no? Sì. Fai bene, fai bene. Se riesco ad arrivare ai 1.000 follower, magari dopo vengo a giocare con te. C'è bisogno di arrivare a 1.000 follower. Eh sì, Giochi perché lo tu sei stesso con me. marro. No, comunque Eurotrack l'ho installato, quindi. Quando vuoi una partita, io da poi aspetto. Per me. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualche meeting. Mamma mia, sta gola che è il cazzo. Mamma mia. Noi vediamo se droppiamo qualcosa di buono, eh. Nano Killer, grazie del follow, benvenuto. Oh, eccola qua una. Allora, intanto diamoci da mangiare. Ok. Comincio a spostare. No, non sposto neanche, sposto questo. Qua. Le pietre, le sposto. Amnesia ruggito, già qualcosa di più, eh. Già qualcosa di più. Penetrazione, ok. Corpo forte, vabbè, lasciamolo qua. Dopo li vedo i libri. Dopo li vedo i libri. Adesso vediamo se riusciamo a droppare qualcosa di buono. Mi servono soldi. Giri di giro, da quando ho ricominciato a giocare a Meti mi sono fatto solo 5 won. Sì. Già, e sono pochi. Amnesia, ok. E conta che sono 2 settimane che ho incominciato a giocare. No, vabbè, 2 settimane no, sarà una settimana e qualcosa. Però comunque, c'è cioè, 5 won in una settimana e qualcosa, sono veramente pochi. Normalmente per andare bene bene dovresti fare almeno 2-3 won al giorno. Di che cosa? Sì. Di soldi in game. Già. Per andare bene almeno 2-3 won al giorno. Se ti facessi vedere, diciamo, il replay su Rocket League di come giocavo all'inizio, ti metteresti le mani nei capelli. No, non mi meraviglierei. Neanche il salto sapevo fare.
cioè, ti rendi conto, è anche il salto. No, ma non mi meraviglierei, sai perché? Perché probabilmente saresti comunque più bravo di me. No, ma che ero proprio zero, ma ti ripeto, neanche il tasto del salto sapevo fare, ero proprio agli inizi proprio. Ah, madonna, come facevi a essere messo così peggio? Vabbè, così male, scusa, non così peggio. Così. Ho sbagliato io a parlare, scusa. Così peggio, così male. Non si può sentire così peggio, però, dai. O no? Che italiano scorreggiato. Allora, che dice la piattaforma Twitch, signor Skrigas, cosa dice? Cosa dice? Uno. Tanto per cambiare. Uno? Uno. Ce ne fa di più su Kick, praticamente, ho capito. Beh. Cioè, più spettatori, praticamente. Vabbè. Ma sai che non so neanche se sono effettivamente spettatori o sono falsificati. Perché tu hai 5 spettatori uno fissi, è il 5, uno 6. Non è nessuno, uno, eh? Mm-hmm. Cioè, uno è il, ti conta il bot. No, conta la mia. La tua o il bot? No, la tua no, il bot. Perché se tu togli i bot ti conta zero, fidati. Te lo sì? Dico io. Sì. Ma pensavo che contasse la mia. No. Sì, vediamo. Cazzo, faccio presto anche a chiudere la live. Ci ti rompi tanto il cazzo. No. Cioè, se... No, non è per quello. Cioè, se entra qualcuno che posso conversare, mi fa compagnia, robe così, allora la live può anche protrarsi un po' di più, magari perché comunque c'è intrattenimento e tutto il resto. E se non viene dentro nessuno e così via, cioè io anche a una certa mi addormento anche alla fine, perché già sono stanco di mio, streamo perché comunque è di programma ed era anche già qualche giorno che non li portavo. Però se non viene dentro nessuno, cioè a una certa mi addormento alla scrivania. Aspetta, c'è il vestito nero qua che non l'ho visto. Cioè, di là invece, cioè, boh, sembrano che gli spettatori siano un po' falsificati. Perché è assurdo che hai sempre 5-6 spettatori fissi. E nessuno che scrive. Sì, quello, boh, quello infatti non lo capisco onestamente. Cioè, ci può stare, magari non scrivono, stanno lì, ti guardano e basta, né? Per carità, però mi sembra assurda. Non lo so, devo capirla un attimo quella piattaforma. Che ha fottuto. Ok. Anellino, boost freccia da butto, volontà di vivere sì, ne ho tanta. Un papirozzolo, questo papirozzolo me lo metto qua. Qui come respiro del lupo.
Vediamo, vediamo. Scheggina. Scheggina. Pugnalino. Oh, prendiamolo solo il pugnalino. Basta armi perché sono leggermente pieno. Non so neanche se mi finiscono o meno, perché è la barra del pet è blu, è tu completamente blu ormai, quindi non so quanto potrà mangiare ancora. Vabbè, contiamo che è anche settimana, c'è, cioè la gente domani mattina magari va anche al lavoro, robe così, cioè. E magari gli interessa Meti, magari a quest'ora starà andando a dormire. Anche che solitamente chi gli interessa Meti di solito è un ottaiolo. Beh, sono i nostalgici, ovviamente, quelli che ci giocano da tanto tempo. Che Medina ha sempre il suo, come si dice, la sua età, diciamo così. Ah, quello sì, è del 2006-2007 il gioco, immagino. Beh, io lo porto perché comunque ho ripreso a giocare e così via, quindi... Vabbè, ci giochi, fai bene, come uno che porta, cazzo ne so, Lineage o World of Warcraft, cioè alla fine è la stessa cosa per te. Sì, beh, dopo avevo anche promesso a Gilda che sarei tornato comunque. Cioè, non mi vedevano da un anno. Che addirittura. No, oh, davvero, Mi hanno sempre tenuto in gilda perché comunque donavo tutto il resto, avevo detto che tornavo. Ho sempre donato in gilda e tutto il resto, però, cioè... A una certa anche loro, poverini, stavano un po' rompendo i coglioni, cioè... Mi tengono in gilda, ok, che aiuto perché dono in gilda, però se cazzo non logo mai. Beh, certo, giustamente. Beh, infatti il mio capo gilda una volta mi fa, guarda che non so se ci sarai ancora in gilda quando torni. Vabbè, perché adesso siamo... dopo tot di tempo che non si entra le persone vengono cacciate per inattività. Beh, normale, allora, cioè, è normale. No, dopo alla fine mi hanno tenuto perché comunque donavo in gilda, quindi... No, cioè diciamo che ho dentro in quella gilda ho diverse persone che ho amiche e così via, quindi parola tira l'altra. Certo, però non è neanche giusto che io sto in una gilda e non entro mai. Cioè magari vado a rubare il posto di gilda a un'altra persona che invece ci gioca attivamente. Un po' come a New World, ti ricordi che abbiamo creato quella gilda? Cazzo, siamo usciti tutti quanti, non siamo entrati più. Mamma mia, davvero, cazzo. Infatti c'è ancora quella gilda. Sì, dovrebbe esserci ancora perché io non l'ho mai toccata. Perché siamo io due demolitore. No, io e te, perché demolitore non lo so se era entrato. Non era entrato, mi ricordavo anche il monitor. Che Demo aveva mollato ancora prima. Credo, non voglio sbagliarmi. Ma una bella rimpatriata su New World? Me l'aveva chiesto anche Demo, gli ho detto di no, onestamente, perché... Allora, se io devo entrare per giocarci, allora, sapete come io mi ci sono infognato male quando mi avete detto andiamo su New World, sono entrato, mi ci sono infognato per mesi, forse per un anno, presumo. E poi siete spariti tutti, vi siete staccati tutti quanti da New World, vi siete rotti il cazzo. Non è che mi sono rotto il cazzo, è che ero tornato su Metin. Ma dico anche questo, cioè ti sei rotto nel senso che avevi trovato... altre cose da fare, non sei entrato più. Io sono rimasto per mesi da solo praticamente.
Sai che c'è? Ho un po', diciamo, un po' mollicchiato quando si è sciolta la Gilda. Che tutti si Sì. erano spostati sull'altro server e così via. Allora ho detto, che cazzo Ah. faccio? Cioè. Ma io alla fine, vedi, ho giocato lo stesso da solo. Eh sì, ma da solo, cioè, ci sono certe istanze che non puoi fare. E sai, cercare ogni volta la persona mi rompeva il cazzo. Stare lì a cercare ogni volta la persona che dopo ti chiede il costo della chiave, roba fanculo. Sì, anche a parte quello che ero pieno di soldi, no? Però mi sono cominciato un attimino a incazzare perché ho detto basta, ora lo mollo. Ho trovato, diciamo, l'occasione per mollarlo. Vabbè, che vuol dire dopo tot puoi anche tornare, non è che. No, poi Demo mi fa. Che facciamo? Torniamo su New World per vedere cosa c'è di nuovo. Beh, se per vedere cosa c'è di nuovo, no, però E c'è. allora io ho detto ascolta, io no, non è che ora ho voglia di infognarmi di nuovo da solo su New World perché voi avete la voglia di giocare soltanto per 3 giorni e poi mi ci fate rinfognare di nuovo a me da solo. Io ho detto, se dobbiamo tornare su New World, si gioca seriamente e giochiamo tutti insieme. O altrimenti non ci ritorno. E ho fatto bene perché ovviamente Demo non ci sarebbe più rientrato dopo quella volta. Dice che è entrato. È entrato, ha visto com'è, è uscito, basta, Sì, è disinstallato di poi nuovo il uscito. gioco. Basta. Allora ho fatto bene. Per esempio tu anche col tuo amico sei entrato che alla fine che cosa hai fatto? Sei uscito. No, io Quindi. ero uscito per il semplice fatto che il PC mi si era rotto. Dopo, adesso Sì, però di. sto aspettando Non ancora sei che mi rientrato più. risponda, sto aspettando ancora che mi risponda quel tipo qua, non mi ha più risposto, cioè. Ah. Ma l'ho detto che cazzo entro da solo, cioè. Posso capire tutto, ma da solo no. No, tu addirittura mi hai detto ricominciamo da capo, cioè mi è passata proprio la voglia appena mi hai detto in quel modo. Minchia, mi ha detto ricominciare da capo dove c'ho un personaggio, un sacco di soldi, ho fatto tutte le missioni. Cioè, Vabbè, potevi chi cazzo ce ricominciare da l'avrebbe fatto? solo, potevi ricominciare da zero. Tanto il personaggio ce Ma l'avevi sei comunque dall'altra pazzo? parte. Magari stavi un po' lì, facevi un po' di missioni con me, facevi No, compagnia. non esiste proprio dopo che me sono finite tutte. Cioè, secondo te? Ah, io per un amico l'avrei fatto. No, ma che cazzo c'è? No, sto scherzando. Rifarmi tutto da capo e rinfognarmi di nuovo non esiste proprio. No, è come dire a me, guarda, voglio cominciare a giocare a Metin, vieni, ci costruiamo il personaggio in un altro server, ma col cazzo. Cioè. Esatto, penso alla stessa cosa su Meti. No, per quello ti do ragione, cioè. Ricominciare da zero, no, cioè io l'ho ricominciato da zero perché alla fin fine cos'è? Star lì non avevi più un cazzo da fare praticamente. Cioè, è arrivata una certa, non avevo più un caso da fare nell'altro server. Cioè, ok, facevi il giro casse, poi finito il giro casse, chiudevi il gioco perché non avevi più niente da fare. No, ho detto, ma sì, dai, passiamo qualche ora così. Devo dire il vero, comunque, guarda che è bello ricominciare i giochi. No, no, io sono quel tipo di persona che non li ricomincia mai, eh. C'è gente che se li rifà a livelli massimi, cazzo ne so, livello di difficoltà super impossibile. Io basta, gioco normal. Una volta che l'ho finito, mai più. Perché per me è un tergiversare di tempo, si crea solo per tergiversare del tempo, capito? Quindi. Non è una forma, secondo me, di gaming quella, è solo una cosa per dirti, siccome l'hai finito subito il gioco. Vabbè, se te lo vuoi Secondo. platinare sulla PS5, Sì, PS4, ti vabbè fai platino, così. ti fai quelle cose ben possibili, giusto perché così perdi un po' di tempo prima che io mi rimetto a fare un altro gioco, capito? Cioè, per me, io la vedo così la difficoltà. Beh, io ho ricominciato diverse volte giochi che comunque non è per passare il tempo, ma proprio perché mi piacciono come giochi. Poi alcuni l'ho fatti pure io, magari Resident Evil, me li sono giocati tutti e
Prima con Chris, poi con Jill. Vedo. Mm-hmm. No, giuro, mi ricordo ancora quando te lo ricordi, Zero Talento. Oh, c'è ancora, fa ancora streaming, no? Fa ancora streaming? Sì, ma fa già chatting più che altro. Sì, fa una specie di cazzo, se gioca un gioco da tavolo mentre in live. Lui mi ricordo che lui faceva come cazzo si chiama quel gioco? Dark Soul. Portava sì, Dark Soul. Quei tempi sono finiti. Beh, lui portava Dark Soul e io portavo un po' Metin, portavo... Cos'è che portavo, cazzo? Erano quei giochi che portavo. Sì, poi il Zero Talento si è incazzato... scusa, Demolitore si è incazzato con Zero Talento perché entrava nella sua live solo... Entrava nella sua live solo per... Zero Talento gli donava praticamente, aspettava che Demolitore gli tornava per... gli ricambiava il favore con altre donazioni. Allora Demolitore si è incazzato e l'ho mandato. No, così no, cazzo. Cioè, posso capire se siete amici, robe così, che vi fate una sub, una donazione a vicenda, tanto per darvi una mano, un supporto, robe così, allora ci sta. Ma se tu fai una cosa per avere un ricambio, no, eh. No, così non va assolutamente bene. Cioè, per come la vedo così io, Twitch, eh. Per come la vedo io, eh. Vabbè, tu considera che è come follow to follow, cioè alla fine è la stessa cosa. Come i raid sono la stessa cosa, eh. Sono una forma diversa dal... Vabbè, però il raid è un supporto allo streamer, è anche come per dire, ti faccio conoscere, io prendo i miei spettatori e dico, guardate, faccio un raid a questa persona che mi sembra un'ottima persona, lo aiutiamo a crescere, ci aiutiamo a vicenda, ma questo è una cosa normale. Sì, però la vedo anche il raid, la vedo come un po' una pagliacciata, perché alla fine se la persona... che tu stai seguendo è quella che a te ti piace, no? Mm-hmm. E magari il raid praticamente è fatto per rimpallare quei giocatori di quel canale con altri giocatori, con un altro giocatore, la gente nella maggior parte dei casi se ne va quasi sempre, a meno che tu non sei un personaggione di quelli simpatici, capito? Che attira subito il pubblico con qualcosa, tipo, che ne so, Gischianto, tipo Matteo HS, che sono dei personaggi particolari, no? Mm-hmm. Allora lì il raid, diciamo che può forse avere una sua funzione. Però ti faccio il caso tuo, per esempio, di Metin. Magari fanno un raidone, purtroppo. Quando ti fanno un raid di 60 persone, la maggior parte di quelle persone, nonostante poi ti mettano il follow, spariscono. E quindi la funzione in sé del raid è veramente quasi inutile, secondo me. Ma sì. Cerca di essere un aiuto, ma alla fine non lo è quasi per niente. L'aiuto, sotto quel punto di vista... Scusa se ogni tanto tentenno, ma a volte sto tirando e sono concentrato. Tranquillo. No, coglione. E niente, praticamente il raid ha questa funzione qui. Piuttosto invece che fare queste puttanate, mi metti, invece di mettermi, perché sono dei contentini stupidi tra streamer grandi, mi metti un bel in prima pagina, in pagina Twitch, mi metti un bel... una bella persona che c'ha 3 spec e me la metti in prima pagina. Questo vuol dire aiutare la community a crescere. Perché non lo fanno? Purtroppo Twitch ragiona in modo completamente diverso. Twitch ragiona con i soldi, capito? Beh, ovvio, più tu sei importante ai spettatori, proprio così, più ti mette nei consigliati, ti mette in prima pagina. Perché? Ma dico, perché ci tu, sta perché che tu gli stai portando la grana.
Sì, ma ci sta che lo streamer grande sia tra, diciamo, i consigliati, ok? Non è che sto dicendo che sia una forma sbagliata. No, no, beh, certo, per carità. Sarebbe una cosa giusta dire, guarda, d'oggi faccio streamer consigliati, domani faccio streamer nuovi, per dire. Già magari sarebbe una cosa molto più intelligente, capito? Sì, sotto questo punto, cioè sotto questo aspetto Twitch è un po'... Ma non è politicamente corretto. No, no, nella maniera più assoluta. Però è la piattaforma che è così, che vuoi farci? Eh sì, infatti la piattaforma sta fallendo. Mi dispiace dirlo. No, beh. Mamma mia, fallire è ancora lontano anni luce dal fallire. Però no, no, è sulla avanti, buona strada. Cioè, però, secondo sì, me, però dico, andando avanti così, cioè, secondo me è sulla buonissima strada. Cioè, adesso che hanno aperto anche una nuova piattaforma, se viene conosciuto un attimino, mi sa che la maggior parte si trasferisce comunque. Ma non lo so, gli non sono tanto grossi, sicuro, no? Forse gli streamer grossi no. No, no, però... perché agli streamer grossi non gli conviene. Mm-mm. Però è controsenso in sé, perché allora facciamo, diciamo, questa ipotesi: non si trasferiscono streamer grossi, ma si trasferiscono streamer piccoli, ok? Mm-mm. Quindi streamer piccoli vanno a fare altro live su un'altra piattaforma. Perché poi gli streamer piccoli sono quelli che poi vanno a seguire i grandi, ok? Esatto. Quindi uno che fa, che ne so, che gioca a Fortnite, va a vedere Fieric che gioca a Fortnite, ok? Se quella persona che gioca a Fortnite si sposta su quella nuova piattaforma, diciamo che poi si impegna ovviamente a stare su quella piattaforma, quindi non farà più neanche da follower, ok? Mm-hmm. Quindi di conseguenza gli streamer grossi cominceranno anche ad avere meno follower. Più che altro, più che meno follower, meno spettatori. Meno spettatori, esatto, scusami. Da sto figlio sì, perché, di brocchio. Sì, perché gli streamer grossi campano con gli streamer anche piccoli che li seguono. Se alla fine gli streamer piccoli se ne vanno su un'altra piattaforma o su un altro canale, mettiamo, gli streamer grossi non, cioè, li calano gli spettatori a loro. Esatto. Beh, ma quello è normale. Ora vedrai che una parte si dividerà sulla nuova piattaforma, una parte resterà su Twitch, e vedrai che gli abbonamenti caleranno in maniera, gli abbonamenti e le visualizzazioni caleranno in maniera impressionante. Pezzo di cacca. Vabbè, la nuova piattaforma è ancora troppo fresca. Sì, però vedi quanta gente già si è spostata. Cioè, quello ti dico. Non lo so, guarda. Comincia a essere un po' tutto incerto qua. Gli streamer grandi stanno cominciando a tremare. Io c'ho un piacere, Dio Cristo. Cioè, sto godendo come un porco, guarda. In questi giorni andrò magari a seguire tipo Moonride o qualcosa del genere. Voglio vedere se ne parlano. Voglio vedere se ne parlano, cosa dicono. Cioè, io non chiedo niente, non scrivo niente in chat ovviamente, però voglio vedere se ne accennano di qualcosa. Voglio capire se parlano e di cosa dicono. Cioè, Moonride è un personaggio di punta, è il personaggio di spicco proprio. Se sì, si comincia a parlarne regge. Lui, vuol dire che è la fine di Twitch, raga. Se però anche lui avrà lui... meno spettatori, capito? No, stranamente, ironia della sorte, lui non sta affatto cedendo. Vabbè, sono contento per lui. Se uno si salva, voglio dire, di certo non si salveranno tutti. Ma io ho visto comunque, allora, Power, Velox, com'è che si chiama l'altro? Porco schifo, ce l'ho lì,
Ce l'ho lì, eh. Quello di sempre, sempre insieme a Velox. Non lo so, non li seguo tanto. Cazzo, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, non mi ricordo come si chiama adesso. Avevano una media di... cioè, avevano sempre una media di... 600, 800, 1200 persone in live. Sono arrivate a 200, 300? Ma io ti posso fare esempi eclatanti. Allora, Gischianto, che l'ho detto 800 milioni di volte. Gischianto aveva una media di 1000, 1200, anche 1500 spect a live, ok? Adesso sai quanti ne ha? 500, ok? Ivan il Greco ne aveva una media di 1000, 1200, e lo vedo che è sceso a 900, 800. Che ti posso dire? Vedevo altri piccoli streamer che magari erano sulla soglia dei 300, pom, 50, 60. Gente che... anche quello è vero, eh. Però ragazzi... c'è anche da dire che... anche persone magari come Curo Lili, che aveva, non so, 200-300 spettatori, è arrivata a 1000 qualcosa, eh. Vabbè, ci sono anche le eccezioni, non è detto che tutti quanti ovviamente facciano, come si dice, la stessa fine. Magari ci sono quelli un po' più bravi. Poi c'è la furbata che Twitch sta ammettendo, è quella di streamare in contemporanea Twitch e TikTok. Beh, quella già c'era, non l'hanno mai vietata. No, quella, ma dico, non è stata una regola vietata. No, è, ma sempre dico... stata valida per YouTube quella regola lì. Esatto, YouTube, non puoi streamare su YouTube in contemporanea. Ma io non ho capito se con la nuova piattaforma puoi streamare anche sulla nuova piattaforma in contemporanea. Quello ancora, secondo me, non si sono ancora regolati con questa, con questa cosa, perché è talmente nuova che ancora secondo me una regola non l'hanno messa, ma sicuramente, perché è palesemente copiata, sicuramente faranno qualcosa per contrastare. Sì, beh, quello sicuro. E se contrastare la copia e incolla di Twitch, sicuramente faranno, metteranno delle limitazioni, qualcosa. Dopo, però io ci godo come un porco, ma sai per chi? Non per quelle persone che fanno intrattenimento in live e alla fine fanno divertire, no? O fanno divertire o intrattengono o fanno, diciamo, cose interessanti. Tipo per esempio Ivan il Greco. Ivan il Greco, non so se l'hai mai visto, lui parla, vabbè, ok, di politica, parla di attualità, parla di quello che succede durante il giorno e basta, e finisce lato. È come guardarsi un telegiornale o un programma, che ne so, un programma di tipo Porta a Porta, faccio un esempio stupido, no? Perché ci sono, poi intervistano i politici, è una cosa così che ti può piacere e non piacere. Sì, infatti. Però è, diciamo, intrattenimento puro, no? E quello mi può star bene. Una persona come, che ne so, adesso vi faccio un nome, ma frega un cazzo, tanto si possono fare nomi tranquillamente. È una borcata quella quando si dice che non bisogna fare nomi. Io quando vedo per esempio persone come Gischianto, no, che vuole fare la maratona, ok, che fa quello che fa perché lo fa, perché vuole far ridere, perché vuole fare divertire la gente, però lo fa solo ed esclusivamente, lui fa la maratona, no? Dice, faccio ogni 5 minuti, ogni sub 5 minuti, ok? E vede che va avanti, va avanti, va avanti, però sto timer scende troppo velocemente e vede che sta per finire la maratona in 3 giorni, ok? La butto così. E a un certo punto lui cosa fa? Dice... e vedo che stanno scendendo, ragazzi, facciamo il 2x, ok? Cioè, se tu mi fai un abbonamento invece che 5 minuti aumenta il timer di 10 minuti.
Allora lì mi incazzo. Ma mi incazzo perché sono tutte pagliacciate, perché lui cerca soltanto in questo momento, in quel modo lì, solo di prendere abbonamenti, di prendere soldi. Quindi l'intrattenimento lì non c'è. Quello è vero. Capito? Lì c'è il prendere per il culo la gente. E io l'ho detto, io l'ho anche scritto nel chat. E sono stato anche insultato da quel coglione di Riccio, che è il suo moderatore. Perché lui, per attaccarmi a me, gli ho detto io, queste sono live, gli ho detto sono maratone da pagliacci, gli ho detto sono pagliacciate. Sai che cosa mi ha risposto? È andato a guardare il mio canale, il mio canale Twitch, e mi ha detto, dice, guardando il tuo canale, quello fallito, sei un fallito tu, una cosa del genere mi ha detto. Gli ho detto, amico mio, bello, gli ho detto, io vado a lavorare, gli ho detto, non sono come a te che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera buttato su Twitch. Ed è finita lì. Sì, infatti. Sì, ho litigato con quel coglione di lì, ce lo guardo, è un ragazzetto del cazzo, scusate il termine. È un ragazzetto del cazzo che pensa di essere figo perché è il moderatore di Gischianto. È solo un coglione che chiede elemosine. Per ovviamente sempre il mio parere, è un coglione per me che chiede elemosine per cercare di campare su Twitch. Però siccome per questo dico spesso che io queste persone sono contento, perché queste persone ci godo che adesso queste persone se la stanno prendendo in culo. Perché perché vuol dire che la pacchia gli sta finendo. La gente se ne va adesso. Se quella piattaforma lì prende un po' piede, la prendono un po' più. Ma non avranno mai gli stessi abbonamenti, Scree. No, perché quello no. Senza il Prime è finita. Che geek Prime non ne ha. Quegli abbonamenti col cavolo che te li fa la gente, non te li farà. Non prenderà più 3.000 abbonamenti come prima. Ne prenderà almeno della metà. Perché i ragazzetti non te la fanno, però, la sub. Beh, conta però che la sub è pagata al 95% e non al 20% come noi. Però tu devi sempre calcolare che la sub la devi pagare 4,99. Un ragazzetto non te la paga 4,99 la sub. Vabbè, quello è vero. Un ragazzetto c'ha il Prime. Sì, sta il Prime perché magari compra videogiochi su Amazon, robe così. Oppure perché si magari usa l'account del padre, l'account del genitore, c'è il Prime. Non so, si compra il gioco della settimana o del mese e via, quindi magari all'annuale, il Prime annuale e via, si fa gli abbonamenti. Però del resto pagati è difficile. Pagati è difficile, un ragazzino ti faccia un abbonamento da 4,99, cioè. Sono finiti i regalini. E poi, che poi parliamoci chiaro, io comunque so come funzionano queste cose, so come funzionano i regali sabbati, che molto spesso, vabbè, loro non lo dicono, io sono del parere che loro, madonna mia, che loro praticamente chiamano Tizio o Gaio e gli dicono, dice, per favore ti do 100 euro, mi fai 50 abbonamenti? E dice, vabbè, te le faccio io, come se fossi un donatore, capito? Sono tutte, come si dice, pagliacciate create per pensare che lui stia facendo una gran maratona o che, capito? Io non sono convinto che tutte 4.000 siano sincere quelle. Ma non credo, eh. Nella maniera più assoluta. Sai quanti gliene fanno i loro moderatori? Allora, secondo te, quelli sono tutti i soldi dei loro moderatori? No, mi sa di no. Che arriva quello e gli fa e gli dona 50 abbonamenti il suo moderatore. Grazie. Secondo te quelli sono soldi suoi? Secondo me no. È troppo. Boh. Cioè, per carità, va bene l'abbonamento, fare l'abbonamento, eccetera, eccetera, però boh. Mi sembra esagerato, cioè già 50 abbonamenti, cioè sono soldoni e sono 300 euro, se non di più, Conta che a noi ci arriva un quarto dell'abbonamento in tasca, esatto. E 50 abbonamenti raggiungi i $100. Sì. È un po' un modo per far vedere che la gente ti dona. Sono dai 300 ai 400 euro. Sì, magari di quello ti dice, guarda, se mi fai 50 sub, 25, 30 li pago io,
tanto io la metà li riprendo e me ne vado, 20 me li paghi tu, per dire, si mettono d'accordo, capito? Magari poi quello passa nell'altro canale suo e lui gliene dona altri 30, per dire. Sì, ma infatti. Non lo so, non lo so. Bah, vediamo come va avanti. Comunque, io sono contento, ripeto, con questa gente perché la pacchia gli è finita. Gli è finita. Adesso il vaso si è allargato, la piscina si è ingrandita. Sta cominciando a, come si dice, a. Adesso questi qua che hanno campato con Twitch devono andare a lavorare. Se vogliono campare. La pacchia gli è finita perché TikTok non paga come Twitch. Quindi ha voglia che si spostano dove vogliono. Ma sai quella è la cosa carina di TikTok? Che come ho visto da te, almeno lì si abbonano, cioè si Ti salvano, fanno si regalini, regalini, te li le rose. fanno, cioè è attiva perché te li fanno. Qui su Twitch, se tu chiedi, non so, fammi una. Tipo la mia, la barra sotto degli obiettivi di 7000 bit. Sì. Ah? Li ho presi quando? Quelli lì, quando mi hanno fatto il raid di Metin? Basta, non mi hanno più donato. Le sub? Sì, le sub, qualche sub magari me la piglio. Domani mi prendo la sub di Metric. Sì. Beh, Del ma resto, ti cioè. ripeto, te la prendi domani perché è Prime, capito quello che ti voglio dire? Sì, perché Prime. Ma a me va bene così, cioè non sto cercando le sub pagate, i regali di 10 sub, robe così. Cioè mi farebbe piacere per carità, però non le sto cercando, cioè non sto via cercando. Però se io dovessi mettere sotto quella barra lì, mettere sotto, non so, aiutatemi a prendere la webcam nuova e metto sul prezzo, no? Cioè, Non ci no, arrivi. o non cagano per niente, dico sei poverino, sognati di soldi. O ti dicono così, o te ti scrivono addirittura in chat, ma chi cazzo vuoi che ti doni? Cioè, hai capito? Ma è normale. Perché? Perché ti metti fuori i soldi? Cioè, me lo faccio anch'io, lo farei anch'io, cioè, non butto via soldi così, cioè, già non ne ho. Già non ne ho. Ah, ho i miei problemi, i miei cagacazzi già per la testa e mille problemi. Se poi devo anche buttare via soldi per regalarli a qualcuno, per carità, lo farei col cuore, per carità. Però, cioè, non ho le possibilità di farlo. Beh, ma è normale. Cioè. Io da domani lo dichiaro chiaramente su Twitch, dico, raga, abbonatevi, sabbatevi, fatemi le donazioni, quello che volete, sennò che io non mangio, che sto senza lavoro. Voglio provare a essere sincero e dirlo, vediamo cosa succede. No, ma lo puoi dire, nessuno ti impedisce di dirlo, capito? Non è questo il discorso, Cioè, nessuno ti ma dice. il punto però è che io non sto cercando soldi, cioè. Io streamo perché mi piace streamare, perché tanto gioco perché gioco, se boh, qualcuno viene a vedermi, qualcuno mi si vuole sabbare o quant'altro, a me fa piacere. Certo, No, ma ovviamente quello sì, perché. mi Ma arrivano soldi in tasca, adesso che ne ho anche bisogno, va bene, sono contentissimo. non è sbagliato dire sabbatevi. No, vabbè, quello no, Capito? quello Non è no. che è una forma sbagliata di dire. Uno dice, ragazzi, se volete sabbare c'è il Prime, bla bla bla, 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 quello si può fare tranquillamente, capito? Sì, ma appunto. Ma di sub pagate ben poche. Vabbè, lasciamo perdere che qualcuno comunque entra, te le fa, perché comunque le fa. Qualcuno magari che ha un lavoro, ha un suo stipendio, magari vive in casa dei genitori, ha un suo stipendio anche abbastanza alto, magari te li viene a fare. Cioè, quello non dico assolutamente di no. La cosa che a me dà fastidio degli streamer grossi, effettivamente è che loro lo stanno facendo per mestiere. Sti Sì, perché qua. loro pensano di camparci ancora parecchio. Vedi cosa è successo a Ciccio Gamer? C'è questa polemica di Ciccio Gamer, l'hai sentito ultimamente? Sì.
Sto seguendo Joker su Kick. No, Ciccio Gamer praticamente si è incazzato ultimamente perché non gli fanno più abbonamenti. Perché non gli fanno ancora più abbonamenti? Perché è scoppiata quello scandalo che lui non aveva pagato le. Non aveva dichiarato i soldi, eccetera, eccetera. Che dopo era tutta una messa in scena dell'avvocato, no, di uno. Di Joker. Ciccio Gamer. Cioè. Quello è un coglione, Joker. Ma non lo so, per come lo sto conoscendo io così su Kick, ma alla fine cioè, bah, sembra un brownaro, dopo non lo so. Ma un cretino, per me è un idiota. Per me dopo è già un idiota. Dopo non lo so, io lo conosco da poco, quindi... Ma comunque io non do importanza a queste persone, mai seguite, mai parlato, però... Il fatto che lui si stia lamentando, Ciccio Gamer, perché non gli fanno più le sub. Benvenuto nei nabbi. Benvenuto dei streamer piccoli. Avrei pure chissà quanti spettatori, però. È finita, non ci sono. Vedi, tu te lo ricordi uno che si chiama il vostro caro Dexter? Sì. Sai che fine ha fatto? Mm-hmm. Lo vedi in live su TikTok la sera, seduto sul divano che guarda la televisione con la sua ragazza. Mm-hmm. E fa 100 spettatori. Mm. Perché avrà una ragazza che è figa. No. Sua ragazza, no? No, è un cesso. Non mi piace per niente a me la sua ragazza. No, dico, non è che magari fa gli spettatori perché è figa la ragazza. No, sono una maglia più assoluta, è un cesso. Cioè, sono tutte e due in pigiama sul divano, quindi figurati che cazzo di effetto può fare. È una donna in pigiama, guarda che sexy, eh. Dopo dipende da che gusti hai. Comunque, cioè, a chi aveva milioni di respect perché faceva quelle live su FIFA, benvenuti a tutti, il vostro caro Dexter, adesso che fa niente, gli è finita pure a lui, Favij pure, gli è finita anche a Favij, vabbè Favij per scelta. Vabbè Favij, bah. Favij ha voluto lui perché non ne poteva più, si era stancato, ci sta. Aspetta, ma Favij era di YouTube o di Twitch? Che non YouTube. Lo so, YouTube. Mi stavo un attimo perdendo. E niente, stasera è stata magra. E non ho ancora finito le schedule per tutto. Quando io secondo me io vedo che questi streamer secondo me si stanno cominciando a cagare sotto, li vedo che si cagano sotto perché cominciano a non avere più entrate. Mm-hmm. Non hanno più entrate, credimi. Vabbè, fammi dire una cosa un attimo. E poi che fanno questi? Arrivata una certa età che facevano gli streamer. Oh, che facevano gli intrattenitori. Lo lavoro. Vai. Era il tuo lavoro che ti darà fra un po'. Ti sei preso grossi cifre. Il lavoro che non morirà sarà l'influencer. Cioè devi la furbizia di chi è che fa l'influencer o lo streamer, quello che sia, che devi mettere i piedi su più cose possibili,
Perché se sai che una ti comincia a andare male, almeno sai che puoi puntare su un'altra, capito? Esatto. E la legge, diciamo, la legge di chi vuole diventare, diciamo, una persona che continua ad essere conosciuta. È come un po' quelli del mondo dello spettacolo, no? Vedi che fine hanno fatto molti. Ci sono molti che hanno mollato, hanno, cioè, hanno visto che stava andando un po', diciamo, un po' a crollo una cosa, e si sono buttati su altro. Cioè, guarda ad esempio, adesso non voglio andare a mettere lingue magari in argomenti di cui non mi può competere, però guarda tipo, come si chiama quello lì, il cacciatore, Del Piero mi sembra, qualcosa del genere. Ma Del Piero ha finito la carriera. Ha finito la carriera, l'entrata, ha incominciato a scarseggiare e ha incominciato ad andare in televisione a fare pubblicità di questo, di quello e così via. Però Del Piero per quanti soldi ha preso? Beh, è una cosa normale, cioè. Dovrebbe aver messo da parte talmente tanto, perché nella sua carriera ha preso milioni di euro, capito? È diverso, non è uno streamer. Un streamer che piglia donazione è un'altra cosa, capito? Vabbè, quello sì. Comincia a essere pieno. Però quando, come si dice, la piscina si allarga sempre di più e comincia a svuotarsi, perché comincia ad essere troppo bucherellata da quanta gente ci sta dentro, prima o poi tutta la merda viene fuori, c'è poco da fare. Vabbè. Poi come YouTube ha insegnato questo, e sarà pure per TikTok un giorno, c'è poco da fare. Ma una sì, volta ma era prima o poi tutte le piattaforme, prima o poi sì. succederà qualcosa che, vabbè, succede, che si svuota, perché questo, quello, cioè è normale, cambiano i tempi, non è più di moda. Ma che cazzo vuoi? Non mi frega niente. Cioè, è normale. È come dire, ok, Metin ha fatto il suo tempo, c'era chi una volta, parliamo del 2007, 2008, 2009, 2010, ha fatto il boom, c'era dentro il mondo intero, c'era dentro chiunque. E dopo è arrivato nel 2015-2016 e ha cominciato a votarsi. Cioè è normale, ha fatto il suo tempo, è passato, per molte persone è passato di moda, hanno mollato e si stanno dedicando ad altri giochi. Ma è una cosa normale. Stessa cosa capiterà a Twitch, capiterà a TikTok, capiterà a YouTube, anzi a YouTube è praticamente quasi capitato, perché cioè c'è sta più, quasi più nessuno su YouTube. Sì, a parte i grandi YouTuber, robe così, che si pubblicano, pubblicano video alle 11:45 e a mezzanotte e mezza hanno già 200-300 mila visual. Ma chi sono questi YouTuber? Io onestamente io non ne vedo nessuno che fa più queste visual. Ma non lo so. Non ce ne sono più gli YouTuber che fanno queste visual, scrive. Non ce ne sono più. Beh, io parlo. Io poi dico di YouTuber fa, italiani, cioè. Non esistono più che fanno queste visual. Forse l'unico ancora è Mike Sciosha. Forse, ma proprio forse. Mike Sciosha, cavolo, è forte. Forse è l'unico che mi viene in mente. Se vai a vedere gli altri non ne fa più nessuno, tutte quelle visual. Fieric. Anche Fieric, però Fieric si è spostato su Twitch, ho visto. Fieric non ci sta più su YouTube. Fieric faceva i video divertenti da ridere e così via, faceva le donazioni agli streamer, robe così. Adesso è venuto su Twitch a streamare e giocare a LOL, ad esempio. Sì, ma gli è finito, ma è Fieric, cioè nessuno fa più visualizzazioni su YouTube è morta, non c'è più.
cioè ormai non c'è YouTube, non la nominate neanche. Faccio un esempio, ha fatto un Fierica ha fatto un video su YouTube 7 giorni fa, sai quante visualizzazioni ha fatto? Mm-hmm. 63.000. Mm-hmm. È finita quei lavori lì, non li fa più nessuno, non li fa più nessuno. Se vado a guardare Mike Shosha, è ma finita. Ma conta però che comunque YouTube è stato superato da Twitch, è stato superato da TikTok. No, è stato superato da TikTok, Twitch relativamente, perché i vecchi YouTuber, quelli che sono rimasti e poi gli altri hanno smesso, capito? Mm-hmm. Esempio, hanno smesso o si sono spostati su TikTok o Twitch. Ma la maggior parte dei vecchi YouTuber non ci stanno su Twitch. Se tu fai un nome di un vecchio YouTuber, a parte forse l'unico Mike Shosha che mi viene in mente, Fieri che è un nuovo YouTuber, non è un vecchio YouTuber di Twitch, di YouTube, scusa. Non è un vecchio YouTubers Fieric. Mm-hmm. Fieric ha fatto delle cose su YouTube, ma non è un vecchio YouTuber. Ciccio Gamer sta solo su YouTube. Joker, vabbè, sta su Twitch, ma che fa? Niente. C'ha 60 aspect. Mike Shosha è l'unico, forse, l'unico che c'ha 3.000, ancora 3.000 visualizzazioni su Twitch. Però, ad esempio, su YouTube, io sto guardando adesso, fa 103.000, 173.000. A volte ne fa 300.000, però la maggior parte sono la media di 200.000. Mm-hmm. Cioè non ne fa più nessuno in una notte 200.000 visualizzazioni, nella maniera più assoluta. Mamma mia. Favij ormai non fa più quasi più video. Favij fa 100.000 spettatori, Favij c'è quello che ha più iscritti di tutti in Italia, c'ha quasi 7 milioni di follower. Lui fa 100.000 visualizzazioni con un video. Capito? Quello per dirti 200.000, 200.000, 300.000. Però lui c'ha il doppio di Mike Shosha. Vado a vedere, che ne so, il vostro caro Dexter. Il vostro caro Dexter, che non so se li fa ancora su YouTube. Sì, fa 7.000 visioni. Questo video ha fatto 7.000. Qua ne ha fatti 17.000, 11.000, 68.000, 64.000. Però dipende da quanto tempo è che hai pubblicato il video. Allora, quello di 8 giorni fa 17.000, 7 giorni fa ne ha fatto uno da 216.000, 9 giorni fa 11.000, 10 giorni fa 68.000. Questi sono, e questi rimangono, c'è poco da fare. Sì, per... cioè YouTube ormai non lo calcolate neanche, perché YouTube è morto per gli streamer, ormai non c'è più. Non lo Io posso andare a guardare. Avevo provato a fare una live su YouTube, zero. Proprio... No, ma perché non ti vedo io, anche se tu non me lo dici, non ti vedo. Non ti vedo, non c'è un'indicizzazione dei video per YouTube. Non è che se clicco su YouTube c'è la live. Io posso andare a scrivere, a vedere chi è che sta in live su Fortnite. Non funziona. Tu devi, per vedere una persona, devi andarci a mettere il nome, se no non la vedi. Mamma mia. Non esiste un home page dove puoi vedere gli streamer su YouTube. Quindi come ti fanno a vedere? Non ti fanno a vedere, è impossibile. Ti conoscono tramite i video, perché tu pubblichi video. E poi dai video dici ci vediamo in live domani. Tutti vanno in live domani, per dire. Mm-hmm. Se vado a vedere YouTuber più seguiti, vediamo YouTuber più seguiti nel 2023. Allora, YouTuber italiano, che se no. Allora, vediamo se tu li conosci questi. Devi 504. No. Born 2 kill. No. Mercury 88 al terzo posto. No. Dio, per dire, ti rendi conto che ti sto facendo nomi di persone che non conosciamo. Me contro te, vabbè, quelli. Favij. Favij, sì. Sì. E poi c'è questo Ameli. TVIT. No, mai sentito. Poi c'è Stepney. Stepney, sì. The Show.
Ciccio Gamer, Anima, Surri, questi sono 12. Stepney, per esempio, quante visualizzazioni fa? Ma ne ha fatti un po', eh? Sembra... Allora, 5 ore fa, 43.000 visualizzazioni, va bene. 12 giorni fa, 70.000. 2 settimane fa, 39.000. Un mese fa, questo ne fa uno ogni 2 settimane. Un mese fa, 35.000. Un mese fa, 98.000. Un mese fa, 79.000. Cioè, non c'è più niente. Mm-hmm. Finito, scrivi. YouTube è morto, non esiste più. Andiamo a vedere quel cretino di Jogger. YouTube lo usi come informativa ormai. Sì, ormai è solo per informativa. Cioè, vedi, guarda, hai bisogno di sapere come settare, scattata mega galattica, sì, come settare un overlay su Twitch, vai a vedere su YouTube, ti dice vai a vedere come una fare, clip video, vai a vedere come funziona una cosa, se devi fare un lavoro a casa, se devi montare, se devi vedere una scheda video, oppure un gioco in anteprima, un trailer. Questo ti vai a vedere su YouTube. Ad esempio Joker, 28.000, 7.000, 5.000, 5.000, 14.000, 44.000, 34.000, 37.000, 32.000. Cioè l'ho superato io. Ciccio Gamer. Cercati Screaker TV e vai a vedere il mio video di Dragon Ball Xenoverse PS3. Sì, ma l'avevi fatto vedere, ma è quello di anni fa, 5 anni fa, quando è 2015, ma l'avevi fatto vederlo. Sì. Quel video lì ha superato uno dei suoi video. Sempre Ciccio Gamer. 12.000, 42.000, 126.000, 58.000, 48.000, 111, 179, 50.000, 123.000. Cioè, e niente, ragazzi, niente. Niente. Mm-hmm. Cioè, io c'ho un video su TikTok che ha fatto 1.000.000 di visualizzazioni. Uno. Mm-hmm. Su TikTok. Allora, di che cosa stiamo parlando? Finito tutto, non c'è più niente. YouTube non lo prende. Cioè, non so chi possa essere un pazzo che possa cominciare adesso già su YouTube. Sarebbe proprio un. Ma io pubblico, ma è perché ho il canale da tanto. Cioè. Sì, ma quando tu vedi che ti vedono 10 visualizzazioni, cioè io personalmente fossi al posto tuo sarei impazzito, cioè io avrei mollato tutto immediatamente. Ma tu sì, portato, tanto io pubblico dopo, se li vedono bene, se no pace, amen. Sì, ho provato a mettere pure io uno o due video qualche mese fa per vedere com'era, perché non l'avevo mai fatto. Addirittura, perché in mezzo c'era un video che avevo preso dal TG1 su una notizia e mi è arrivata la segnalazione che solo il TG1 può mandare questi video. Ho detto, vabbè, ascolta, va, non mi rompete il cazzo, cioè scusate. Mi hanno fatto una segnalazione, ma non un'infrazione, mi ha detto potrebbe essere segnalato perché stai utilizzando dei video della Rai. Ma era proprio un pezzettino dove parlava, non mi ricordo se era Bruno Vespa, adesso non mi ricordo, perché stavo parlando di un argomento su Twitch e l'ho ripostato su YouTube. E subito, perché la Rai potrebbe fare una richiesta di copyright, sanzione copyright, allora ho detto sai che faccio, vaffanculo, e non posto più niente su YouTube, basta. Sì, YouTube ha troppe limitazioni. No, basta. Per me basta, finito YouTube. Tu pensa che ho upato la live di Twitch praticamente su YouTube stamattina, oggi, e riguardante, è presente quella serata quando mi è arrivato il raid e così via, no? È presente gli alert? Sì. Ecco, hanno detto che alla Russia è stato bloccato il video perché, boh, chissà per cosa. In certi paesi, per copyright e robe così, in questi paesi non, il video non verrà monetizzato. Vabbè, ok, monetizzato, ho 430 follower, cioè, sicuramente non monetizzo con YouTube. Cioè, anche volendo, cioè... Per cosa? Per
Cosa monetizzo per un centesimo e mezzo di video, cioè. Eppure me l'hanno bloccato, in Russia almeno è bloccato. Ma va a capire. Però sto guardando adesso, che cosa stranissima. Sto a Che vedere cosa? adesso i miei video che avevo messo, quei due video in croce. E stranamente mi hanno fatto 400 visualizzazioni per ciascuno. Ma non me lo sarei aspettato, onestamente, neanche questi 400. Mi sarei aspettato neanche 10, 5. Sì, beh, devi contare comunque che YouTube è diverso da TikTok, robe così, cioè ci vogliono giorni o mesi addirittura per le visualizzazioni. Piano piano, piano piano le visualizzazioni ti salgono, non è come TikTok che dopo 2-3 giorni ha 150, 200, 500 visual. Più passano gli anni e più prendono visual, diciamo. Più passa il tempo. Mamma mia, 10 minuti e poi comincio ad andare al villo e staccare. Faccio un piccolo giretto intonanti. Comincio ad essere stanco, cazzo. Guardo qua se ho un meeting qui. No. Qua c'è. Fammi dire una cosa. Fin fine gli libri un cazzo stasera. Un cazzo di buono. Bene, compare, l'è scattata l'allarme, questo vuol dire che devo andare a coricare, che domani è tardi. Domani è già tardissimo e domani mi devo alzare presto. E io faccio l'ultimo giro, poi vado a dormire anch'io. Va bene, Maschi. Dai, se vuoi passare domani alle 2 faccio una livettina. Ma buono, dai. Va buono. Ma buono, caro. Dai, ci becchiamo domani, va. Va A domani, tesoro. bene, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, scrivi, buonanotte. Ciao, ciao. Allora, vediamo. Sa che faccio il giro qui, stacco anch'io, raga. Comincio a vederci doppio.
Ah beh, avevo già fatto 5 di scheggio, ok. Almeno quello. Allora, mi dice se ho droppato qualcosa di buono, anellino. Quant'è il coraggio? Basta. Centriamo di qua. Vabbè, dai, stacchiamo, raga. Mai tardi. Vabbè, mentre raga, sto addormentando in piedi. Ok. Andiamo qua. Facciamo così. Mente libero del cavallo, ok, no.
Migliorare la mia cavalcatura. Ok. Ah, non me la fa. Scusa, eh. Ah, ok. Ok. Buon. Ma borga. La chemo. Grazie di tutto, ragazzi. A domani. Buonanotte a tutti, raga. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi and I pass it on to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with our eye contact. She's playing with her hair so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance but then she never danced again. Something in her was dead, but now she